Salve, ben ritrovati con l'informazione di Telenuova. Apriamo questo telegiornale ritornando sulle occupazioni abusive degli alloggi di via San Prisco a Monte Vescovado. Ieri il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, aveva annunciato un pugno duro contro gli occupanti abusivi degli alloggi IACP. Noi siamo stati quest'oggi sul posto, abbiamo ascoltato la voce degli assegnatari ma anche di chi ha occupato quelle case abusivamente. Quest'ultimi dicono di non aver avuto alternativa. Ascoltiamo il servizio. No all'occupazione abusiva delle case IACP di Monte Vescovado. Il pugno duro è quello del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, che ieri ha rilasciato delle dichiarazioni alle nostre telecamere. Oggi siamo venuti qui in via San Prisco per capire se effettivamente vi siano degli abusivi e cosa pensano invece gli occupanti regolari di queste abitazioni rispetto appunto alla presenza anche di persone non assegnatarie che invece vivono qui in queste abitazioni. Andiamo a scoprire qualcosa in più. Condominio San Prisco, questa è la palazzina numero 1, proviamo ad entrare e vedere chi ci apre alle porte di questa struttura. Sua madre era una terremotata, insomma. Sì, mia mamma era su tutti gli effetti, stava dall'80, era stato 30 anni. Nelle vecchie strutture di Monte Vescovado. Nelle vecchie strutture, sì. E quindi non... Allora, cioè, l'ha avuto mia mamma, poi è deceduta. Però io ero tutto in regola, perché mia mamma era disabile. Non ho capito, signora. È uscita. Ci sono. Ci sono sempre stati e ci saranno? Quindi da pochissimo tempo. Sono delle famiglie italiane. Lei li ha visti. Proviamo a bussare in qualche altra abitazione, vediamo se qualcuno ci apre la porta. Qualcuno dai balconi ha avuto sentore della nostra presenza e sono... Molti scelgono di restare rintanati in casa, se ha comunque paura di parlare e di mostrarsi alle telecamere. A me sono segnatato, se volete vi posso anche mostrare il contratto. Dopo quanti anni finalmente avete ottenuto una casa? Noi dopo 26 anni, 26-27 anni. Io sono stato terremotato, sono stato nei compagni, poi in questa zona qua. Poi ho avuto la casa qua, dove sono stati abitati bianchi. Sì. E poi mi hanno dato questa casa qua. Decidono di parlare anche alcuni degli occupanti abusivi di queste palazzine. Spiegano di aver sfondato queste porte per necessità, stanchi di dover vivere tra topi, scarafaggi in case fatiscenti. Dicono che queste case rappresentano un nostro diritto, eravamo stanchi di aspettare. Signora, perché lei ha deciso di occupare? È per proprio affrontare la situazione, perché visto e considerate che qua non sono più abitabili questi appartamenti, lui lo sa, come lo sa lui lo sanno penso tutti quanti, tutto il mondo sa che sono 30 anni e comunque non sono più abitabili, quindi noi abbiamo deciso di andarci, di affrontare la situazione proprio perché lui doveva muoversi a fare qualcosa. Hai capito? Quindi lui non si vuole muovere, lui mo si sta muovendo adesso, sta cercando la popolazione di dire li devono uscire fuori perché sono abusivi, l'appartamento lo diamo a chi ne ha diritto. Ma 4 anni fa, sì, sono 7 anni, ma il 53, il 54, il 55, dove stanno? 53 non avevo, 53 non avevo, perché pensando non c'è mai? Aspetti che c'è tutto, poveri di me. I problemi ci stanno sia con lui, sì ce l'ha lui a casa, siete in chiesa, siete ancora. L'altra signora che è andata a occupare, che siamo tre di noi, non due.
Quindi i problemi ce l'abbiamo, abbiamo ben carte scritte in chiaro. Se lui ha il coraggio... Voi non vi siete sentiti tutelati praticamente? Non vi siete sentiti tutelati e avete pensato di fare da voi? Di persona, perché pure se andiamo al comune non ci riceve. Ha delle riunioni da fare tutti i santi giorni. A me mi dispiace che per dire la gente vanno coppo, a me mi dispiace vanno gli ACP, vanno il comune, a me mi dispiace, purtroppo c'è colpa pure lo sindaco, scusa. Non è colpa mica la mia, io vado a occuparsi, la gente dice se la votano con me, no, non vado a votare con me, vado a votare con loro, l'amministrazione che fanno coppo comune, gli ACP, ma mica con me. Ci siamo spostati in via Fedele, siamo ancora nel cuore di Montevescovado. Alcuni dei cittadini che da anni vivono in queste case fatiscenti e che sono in graduatoria in attesa di una casa dicono ci sentiamo delusi. Il termine che usano è ci sentiamo fregati. Però noi stiamo in graduatoria, però le graduatorie il comune non l'ha rispettato perché sono andate ad occupare le case, loro stanno dentro e noi che siamo doveri terremotati non abbiamo avuto né la casa la prima volta e né adesso perché vanno gli altre persone. Quindi perché siete arrabbiata? Sono arrabbiata perché il comune secondo me deve far scorrere la graduatoria. Una situazione che lascia senza parole e che sicuramente dovrà essere affrontata al più presto. Restiamo a Nocera, una villetta appartenuta a Mario Pepe al Parco di Lugo e un attico confiscato a Torre Guaglione saranno due delle tre strutture destinate ad accogliere richiedenti asilo nella città capofila dell'Agro. Pubblicato infatti l'avviso per individuare una realtà del terzo settore che collabori nella progettazione dell'accoglienza di 25 richiedenti asilo nell'ambito della realizzazione di uno SPRAR. Il servizio. "25 migranti da accogliere attraverso lo SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il comune di Nocera Inferiore ha indetto il bando per l'individuazione di un soggetto del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di un sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei migranti. La partnership avrà durata triennale. Si tratta di una selezione comparativa. L'avviso scade domani. Chi vorrà parteciparvi avrà tempo fino alle 12 per presentare la domanda. Una data emblematica perché si ha tempo fino al 31 marzo per aderire a questo tipo di iniziative. Tant'è che le buste saranno aperte già il 30 e sarà immediatamente pubblicata la graduatoria. La prossima finestra infatti si aprirebbe tra un semestre, ma c'è l'estate di mezzo e tanti arrivi previsti. Si rischierebbe di dover accogliere ben oltre 25 richiedenti asilo, previsti dall'attuale progetto, e in situazioni decisamente molto differenti. L'accoglienza dello SPRAR avverrà in due beni di proprietà comunale confiscati alla Camorra. La villetta di Mario Pepe al Parco di Lugo, in via Stuti, che ha già ospitato per diversi anni una casa famiglia per minori, e un attico in via Fucilari, appartenuta a Salvatore De Maio, detto Tore Uguaglione. Un'altra struttura, almeno invece, dovrà renderla disponibile la cooperativa che si aggiudicherà la selezione comparativa. L'alloggio dovrà essere ubicato in provincia di Salerno. Il progetto sarà sostenuto grazie al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. Si tratta di un contributo giornaliero di 45 euro per migrante che servirà a sostenere l'ente nella realizzazione della loro accoglienza e integrazione. Il 10% dei fondi totali sarà utilizzato per la ristrutturazione e messa a norma degli edifici individuati dal Comune, secondo i criteri previsti dal disciplinare governativo. È previsto inoltre un cofinanziamento obbligatorio nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto, che può essere apportato sia dal comune che dall'ente attuatore.
Lite tra un dipendente dell'Agenzia delle Entrate e un utente nella tarda mattinata di oggi nella sede di Via Califano a Pagani. Ad avere la peggio il dipendente dell'Agenzia che è stato portato in ospedale. Indagini in corso da parte dei carabinieri della tenenza di Pagani. Non sarebbe infatti la prima volta che simili episodi accadono nella struttura paganese. Il servizio. Mezzogiorno di tensione negli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Pagani. Nella sede di Via Califano erano da poco scoccate le 12 quando si è scatenato un violento alterco tra un utente e un dipendente della struttura. Dalle parole si è passati ai fatti, a quanto pare con conseguente lite che ha provocato momenti concitati. Neanche l'intervento della guardia giurata presente nella sede dell'Agenzia delle Entrate è riuscita inizialmente a sedare gli animi surriscaldati. Sono volati schiaffi e pugni, a subirne le conseguenze l'addetto dell'Agenzia delle Entrate che è stato portato via poco dopo con un'ambulanza per i controlli del caso in ospedale. Sotto shock tutti i colleghi dell'uomo, la direttrice dell'agenzia e gli utenti che stavano aspettando il proprio turno per sbrigare le faccende personali. A quanto pare non è la prima volta che il clima all'interno della sede dell'Agenzia delle Entrate di Pagani diventa pericoloso. In varie occasioni si sarebbero sfiorati problemi ben più gravi delle solite rimostranze o urla che sarebbero pratiche abituali. Stamane l'ennesimo episodio, una parola di troppo, una risposta sbagliata, il nervosismo per un pagamento da effettuare, la testa che comincia a girare, mix micidiale che talvolta, se non si riesce a mantenere la calma, provoca azioni e reazioni che sfociano in battibecchi o litigi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Pagani che hanno provveduto a sentire la guardia giurata raccogliendo anche dichiarazioni della dirigente dell'Agenzia delle Entrate e di coloro che erano sul posto al momento del fatto. Il dipendente, come si diceva, dopo l'arrivo dell'ambulanza è stato portato in ospedale per gli accertamenti. Dell'altro protagonista della lite si occuperanno, evidentemente, i militari agli ordini del tenente Chiantese. La polizia invece indaga sul presunto pestaggio avvenuto sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno. Si attendono riscontri dalle immagini della videosorveglianza. Coinvolti nella vicenda più di 20 ragazzi. Il servizio. Sono in corso indagini della polizia per fare luce su un presunto pestaggio avvenuto sul lungomare di Salerno nei pressi della spiaggia di Santa Teresa che ha visto protagoniste due ragazze di 14 e 12 anni, la madre di quest'ultima e circa una ventina di ragazzini. Sarà l'esame dei filmati dell'impianto di videosorveglianza a fare chiarezza sull'episodio. Da quanto è emerso sinora dal lavoro investigativo svolto dagli agenti della squadra mobile diretti dal vicequestore Tommaso Niglio e coordinati dal PM Angelo Frattini della procura presso il Tribunale dei minorenni, le due ragazzine sono giunte alle mani dovendo poi ricorrere al recupero dei sanitari dell'ospedale cittadino per aver riportato sul corpo alcune escoriazioni. La prognosi per le due ragazze è di 4 e 5 giorni. Le due giovani, la maggiore frequente il primo anno delle superiori, mentre la dodicenne ancora tra i banchi delle medie, hanno fornito agli investigatori due versioni contrastanti per le quali sono in corso approfondimenti. Pare che alla base del litigio ci sia un amore conteso, un'ipotesi comunque da verificare, come pure si dovrà fare chiarezza sul coinvolgimento della mamma della dodicenne e di una ventina di ragazzini che potrebbero essere stati coinvolti nel presunto pestaggio. Ciò potrebbe far pensare ad un episodio di bullismo. La dodicenne sarebbe già stata presa di mira a scuola, ma al momento non ci sarebbero elementi nelle mani degli investigatori che hanno già provveduto ad ascoltare gli insegnanti della scuola media salernitana frequentata dalla ragazzina e che hanno escluso episodi di bullismo. Madre e figlia sono state ascoltate negli uffici della polizia e agli investigatori hanno confermato quanto dichiarato in un primo momento, cioè di essere state sabato sera aggredite anche da un gruppo di ragazzini. La quattordicenne, dal canto suo, ha dichiarato di essere stata affrontata e picchiata da mamma e figlia. Al momento non risultano indagati, le indagini proseguono a tutto campo, non tralasciando nemmeno i social, dove sono apparsi i commenti degli amici di una delle due ragazze. Ed è stata approvata, restiamo in tema, dalla quinta commissione regionale la proposta di legge su bullismo e cyberbullismo. Dopo mesi di intenso e proficuo lavoro, oggi è stato approvato all'unanimità il testo unificato. In attesa dell'approvazione del disegno di legge in discussione alla Camera, la Regione Campania mostra dunque grande attenzione a temi di
di attualità attraverso la programmazione di azioni mirate di prevenzione e contrasto al fenomeno, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano manca un inquadramento normativo specifico in materia. Il testo, che dovrà avere l'approvazione definitiva in aula dal Consiglio regionale, nasce dall'unificazione di tre proposte di legge ed è segno, si legge in una nota della Regione Campania, del lavoro di collaborazione tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio. I militari del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un ingente sequestro di cocaina proveniente dall'Olanda. I 12 panetti di polvere bianca, per un peso complessivo di 14 kg, erano all'interno di un rimorchio refrigerato, occultati nel carico di copertura costituito da tulipani e bulbi di fiore e all'interno della cabina di guida del mezzo pesante. I baschi verdi della compagnia di scafati hanno intercettato il tir al mercato floreale di Pompei e, a causa dell'ingiustificato nervosismo dei due autisti alla vista del cane antidroga Zebon, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito presso la caserma, dove poi è stato rinvenuto e sequestrato il quantitativo di droga. Il prezioso carico, costituito da cocaina purissima, avrebbe dovuto essere tagliato prima di essere immesso nelle piazze di spaccio dell'area campana. Si stima che lo spaccio al dettaglio della cocaina rinvenuta avrebbe potuto generare un introito superiore ai 4 milioni di euro. È stato eseguito un sequestro patrimoniale preventivo di quote societarie ad una società attiva nel settore della vendita di capi di abbigliamento per bambini, nonché di tutti i beni rinvenuti negli esercizi commerciali interessati dall'indagine. Il sequestro è stato eseguito da parte della Guardia di Finanza di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica Partenopea. L'inchiesta riguarda i reati di bancarotta fraudolenta avviata in seguito al fallimento della società appunto di abbigliamento per bambini. 2.500 metri cubi di pneumatici fuori uso, 15 metri cubi di amianto e numerose altre tonnellate di rifiuti vari sono stati scoperti dai carabinieri del gruppo forestale di Caserta nel corso di un servizio volto al contrasto dei reati ambientali nella Terra dei Fuochi, in particolare nell'agro di Villa Literno. Nel corso del servizio è stato sottoposto a controllo un complesso rurale all'interno del quale i militari dell'arma hanno riscontrato la presenza dell'ingente quantitativo di rifiuti pericolosi e non stoccati senza alcuna autorizzazione, probabilmente pronti per essere bruciati. Tra i cumuli anche frigoriferi fuori uso e residui di lavorazioni calzaturiere. L'area è stata sequestrata e il proprietario del terreno è stato denunciato. Il complesso era già sotto sequestro dal 2012, ma nonostante questo provvedimento veniva ancora utilizzato per stoccare abusivamente quintali di rifiuti pericolosi. All'operazione ha partecipato anche l'esercito italiano. Torniamo a parlare dell'auto in fiamme di un ex consigliere comunale di Castel San Giorgio, Agnello Gioiella. Arriva un attestato di solidarietà dal segretario generale della CGIL Salerno, Arturo Sessa. Negli ultimi tempi, si legge in una nota del sindacato, nell'agro sarnese nocerino si stanno registrando gravissimi episodi intimidatori e azioni delinquenziali che minano nel profondo la sicurezza, la convivenza civile e la tenuta delle istituzioni locali. All'amministratore colpito da questo grave atto esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Questo quanto contenuto nella nota firmata da Arturo Sessa. Qualche giorno fa nelle strade di Nocera si sparava
così come accadeva alcuni mesi addietro. Registriamo che ci sono amministrazioni locali sciolte e sindaci che vengono allontanati per collusioni e infiltrazioni. Uno scenario, ha continuato Arturo Sessa, sempre più cupo e grave, dove lo Stato arretra. Urge un capillare controllo del territorio. Questa è la sollecitazione di Arturo Sessa. Ed ora parliamo di politica, ci spostiamo a Nucera Inferiore, partiamo dalle vicende del Movimento 5 Stelle. C'è apprensione per la mancata certificazione della lista, notifica che ancora non è arrivata dal blog di Beppe Grillo e quindi fa preoccupare i pentastellati nocerini. Il servizio. C'è il rischio concreto che il Movimento 5 Stelle salti la prossima tornata elettorale a Nucera Inferiore. Manca infatti il via libera del coordinamento nazionale all'elenco dei candidati al Consiglio Comunale. Il regolamento dei grillini prevede infatti una serie di vincoli a cui i militanti si sono dovuti adeguare. Un vero e proprio dossier con tanto di certificati, tra cui quello penale, è stato trasmesso al blog beppegrillo.it. Ogni candidato ha dovuto anche certificare di non essere iscritto a nessun altro partito politico o movimento, di non aver assolto in precedenza più di un mandato elettorale a livello centrale o locale. I militanti nocerini fanno sapere di non temere uno stop, anche se qualcuno non nasconde che il tempo di attesa è stranamente lungo. Non c'è nemmeno l'indicazione, tra l'altro, del candidato a sindaco. C'è attesa anche per le altre liste annunciate e non ancora presentate, come quelle che dovrebbero avere come candidato sindaco Tonia Lanzetta. Si tratta, fanno sapere, di un progetto civico che non ha una sua precisa collocazione politica, con l'adesione di persone provenienti da diverse esperienze politiche anche contrapposte. Niente di nuovo nel centrodestra. Pasquale D'Acunzi, indicato come candidato sindaco, non ha sciolto la riserva. Anche qui qualche dubbio inizia a serpeggiare. Sembra che Forza Italia possa puntare anche su un altro nominativo, mentre viene data per certa la visita di Silvio Berlusconi in città durante la campagna elettorale. Anche Ciriaco De Mita sarà a Nocera Inferiore. Lunedì 3 aprile sarà alla libreria Mondadori per partecipare ad un convegno organizzato da Roberto Galisi di Democrazia Solidale, che non nasconde la sua aspirazione di essere ai nastri di partenza per il posto da sindaco. Alfonso Schiavo ha avviato la sua campagna elettorale anche sui social, ha appena aperto un profilo Facebook con il quale illustrerà ai cittadini il suo programma ed ha coniato lo slogan «Voglio una città viva, libera e solidale». Politiche giovanili ferme a 20 anni, lo dice il consigliere regionale Michele Cammarano del Movimento 5 Stelle, che critica fortemente quanto messo in campo dalla Regione Campania. Il servizio. Tante chiacchiere, poco costrutto. Questo è il pensiero dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle rispetto alle politiche giovanili adottate dal governatore De Luca e dalla sua giunta. Partecipazione a convegni, organizzazione di incontri con associazioni, ma nei fatti, tranne che il contentino Garanzia Giovani, per i ragazzi della Campania si vedono ben poche prospettive all'orizzonte. Ecco perché la fuga continua, ecco perché bisogna dare una sterzata creando nuovi contenitori a favore di ragazzi della nostra regione per non farli scappare al nord oppure, come succede sempre più spesso, all'estero. Il consigliere regionale di 5 Stelle, Michele Cammarano, alla luce anche della sua esperienza, ammette che da 20 anni a questa parte in Campania nulla è cambiato per i giovani. Si parla sempre di più, si fa sempre di meno per loro. La Regione Campania, perché insomma io sto là, quindi dovrebbe avere una visione di quello che dovrebbe essere la Regione Campania fra 20 anni. Perché? Perché non abbiamo un progetto, non abbiamo un programma, questa è una cosa grave. Voi pensate che se si parla di politiche giovanili, di lavoro, facciamo caso, tipo che ne so, il turismo,
abbiamo presentato il piano turistico, De Luca ha presentato il piano turistico il 28 giugno, quando praticamente il 97% dei turisti già aveva prenotato. Quindi io scherzando gli ho detto: ma questo Presidente è per l'anno prossimo ovviamente. E quindi voglio dire, siamo molto lontani dal pensare anche a una semplice idea di quello che dovrebbe essere qui. Abbiamo spesso dei confronti anche accesi con Garanzia Giovane, dove spesso mi chiedo l'offerta formativa innovativa dove sia. Siamo vecchi, siamo lontani anni luce dal tessuto imprenditoriale. Questo chi ha fatto imprenditoria, tipo me, magari ha lavorato anche sulle nuove tecnologie, lo sa che siamo un po' ferrosi da questo punto di vista, arrugginite, e questo è quello che noi dobbiamo cercare di cambiare, cioè dare una visione futura. Noi lo facciamo in agricoltura, perché è la mia commissione, lì sono segretario, lo facciamo nel turismo, anche lì è mia commissione, e cerchiamo sempre di imparare, di aggiornarci. Penso che anche voi come giornalisti dovete continuamente essere aggiornati su nuove tecnologie, su quello che succede, è quello che dovrebbero fare tutti, anche i politici. Stiamo a Napoli, dove al centro direzionale questa mattina c'è stata una protesta dei lavoratori interinali della sanità, un sit-in per chiedere lo scorrimento delle graduatorie. Vediamo il servizio. No interinali, no precari. Sì al cambiamento nella Regione Campania nel comparto sanità. Sit-in di protesta davanti la sede della Regione Campania da parte del MIC, il Movimento Infermieri Campani, e PS, Professioni Sanitarie. Al centro della protesta il commissariamento della sanità, gli anni di immobilismo e di spese folli da parte della Regione Campania. Stamattina siamo qui in Regione a chiedere alle istituzioni regionali di ascoltare le nostre richieste. Siamo arrivati ad un punto in cui la sanità campana deve dare una svolta. Chiediamo la fine dei avvisi pubblici aziendali e per raggiungere lo smaltimento delle graduatorie in essere per fare un unico concorso regionale. Abbiamo superato una preselezione di 3.000 persone, abbiamo superato un colloquio e siamo risultati 600 idonei per poter lavorare nelle pubbliche amministrazioni. Siamo qui per reclamare quello che è un nostro diritto che non ci viene concesso, e cioè appunto lavorare. La nostra figura serve, è indispensabile in tutti i presidi ospedalieri campani. Presente tra i manifestanti anche il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che sottolinea come sia necessario uscire al più presto dal commissariamento per risanare la sanità in Campania. Speriamo che con l'addio di Polimeni le cose possano cambiare in meglio. Di certo la sua presenza come commissario sarà ricordata come uno dei periodi peggiori della sanità pubblica campana. Ma oggi la protesta non è solo contro il commissariamento, che incredibilmente è stato fatto coincidere con i presidenti precedenti, cioè Bassolino ha fatto il presidente e il commissario della sanità, Caldoro ha fatto il presidente e il commissario della sanità, ma a De Luca questo non è stato permesso. La cosa più grave è che noi vogliamo lo sblocco del turnover, dobbiamo uscire dal commissariamento per assumere personale sanitario fresco e riassorbirlo dalle altre regioni. Accolta la richiesta dell'amministrazione Canfora di sbloccare 3.600.000 euro per il completamento della scuola elementare di Amicis e la realizzazione della piazza di Lavorate. Il nulla osta è arrivato ieri ed è stato accolto con grande soddisfazione dalla maggioranza di centro-sinistra di Sarno. A sbloccare i fondi è stato il Ministero delle Infrastrutture. E domani dalle 9.30 alle 14 si discuterà sul tema violenza di genere, la responsabilità delle parole tra informazione e comunicazione, nella sede della Casa del Cittadino in Piazza Doria ad Angri. A promuovere l'incontro lo sportello Protezione Donna.
Via Crucis diocesana, domani sera a Villa dei Fiori a Nocera Inferiore, il momento di preghiera sarà accolto nel centro di riabilitazione al Colle San Pantaleone. Un modo per farsi vicino a chi soffre, ha spiegato il direttore della pastorale giovanile della diocesi di Nocera Sarno, Don Giuseppe Pironti. Ascoltiamo il servizio. Guardare in faccia la sofferenza e farsi vicino a chi la vive e si prodiga per i più deboli. È questo il motivo per cui la Via Crucis diocesana domani sera si terrà nel parco del centro di riabilitazione Villa dei Fiori di Nocera Inferiore. Importa, pensaci tu. Il vescovo di Nocera Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice, ha fortemente voluto che questo momento di preghiera con i giovani e per i giovani si tenesse al Colle San Pantaleone. A coordinare il momento di preghiera è Don Giuseppe Pironti. L'iniziativa infatti si inserisce tra gli appuntamenti organizzati dal servizio di pastorale giovanile. Vivere questo momento insieme al nostro Vescovo lungo il cammino che ci innesta nel mistero di morte e risurrezione, che ci rende creature nuove, è per noi impegno al quale non possiamo e non vogliamo venir meno, ha dichiarato Don Giuseppe Pironti. L'intera Via Crucis è stata preparata dagli ospiti del centro di riabilitazione. La nostra presenza a Villa dei Fiori, ha aggiunto il sacerdote, vuole essere un modo per guardare in faccia la sofferenza che è presente nei nostri luoghi, facendoci vicino a chi soffre e a chi si prodiga per loro, mettendo tutto nelle mani del Padre insieme al Figlio e aggiungere ciò che manca ai patimenti di Cristo. L'accoglienza della Via Crucis è prevista dalle 18.15 presso il Monastero di Santa Chiara, a Nocera Inferiore. Sarà possibile parcheggiare negli spazi del vicino Consorzio di Bonifica. Ci sarà un servizio navetta che porterà le persone presso Villa dei Fiori, dove alle 19.15 comincerà la Via Crucis. Arriva a compimento il progetto Incanto, l'appuntamento è per sabato 1 aprile alle 9.30 nella cappella dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Al termine della Santa Messa presieduta dal Vescovo Giudice sarà consegnata la lampada per la fototerapia donata dalla diocesi all'ASL Salerno. L'apparecchio sarà utilizzato nel reparto di terapia intensiva neonatale. La lampada per la fototerapia a corpo è stata acquistata con i contributi raccolti dalla vendita del CD Incanto e durante un concerto tenutosi al Teatro Diana di Nocera Inferiore lo scorso 4 gennaio. Incanto ha visto insieme un gruppo di sacerdoti e laici che hanno prestato la loro voce per beneficenza, incidendo le cover di grandi successi della musica pop italiana e internazionale. E domani alle 11, sempre alla terapia intensiva neonatale di Nocera Inferiore, sarà consegnato un ventilatore donato dalle associazioni Unite Nocerine. I fondi sono stati raccolti durante una cena organizzata lo scorso dicembre. E noi ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi ci ritroveremo tra pochissimo con la pagina sportiva.